Salve a tutti, qui Giorginio96 che vi parla. Allora, che dire? Ah, la festa, qui sarà una festa, non importa il risultato, non importa qua, tutta questa pompata di entusiasmo. E alla fine andiamo a perdere 2-0 contro il Licata. I punti di vantaggio rimangono invariati perché l'FC Messina ha battuto il Savoia per rigore, quindi ci saranno sempre le tiritere, questi rigori qua e là del presidente del Savoia. Comunque, oggi non abbiamo visto un pallone, non abbiamo visto palla. La formazione avrei un pochettino da ridire, perché abbiamo giocato per quasi, anzi, quasi tutta la partita senza un centravanti, quindi tutti quanti in panchina. È stato quasi tutta la partita Luca, Ricciardo e Sforzini in panchina. Niente, poi è entrato Luca, però sono rimasti in panchina sia Ricciardo che Sforzini. Non va per niente. È andato tutto uno sfacello. Ora la prossima sarà contro il Nola. Speriamo bene. Il FC Messina ci ha graziati, ci ha letteralmente graziati. Testa alla prossima. Peccato, potevamo anche allungare. Oggi veramente non sto qui a commentare tanto la partita, comunque a tratti quasi mi stavo addormentando perché cioè, non c'era un filo, niente, cioè, 2-0 ce li siamo anche meritati, questa sconfitta il Palermo se l'è veramente meritata. Testa alla prossima. Sperando di rifarci. Niente. Purtroppo hanno giocato abbastanza bene, hanno fatto un gran gol. Poi anche con Vittorio è arrivata la seconda cifra. Niente. Ancora Graia non gioca. Io non capisco perché non gioca Kraja, che lo vedo, cioè, abbastanza giocatore, un ottimo giocatore, niente. Testa alla prossima. Queste sono le ultime partite, sono quelle più decisive. Basta. Il centrocampo è inesistente. Cioè, ultimamente il centrocampo è inesistente. L'unico che si riesce un pochettino a salvare è stato Mauri. Proprio gli altri, sia Langella, Martinelli, sono tutti spenti, spompati, non lo so. Hanno proprio calato le armi, cioè deposto le armi. Non so che cosa gli sia successo. E basta. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete. Ciao a tutti, Forza Palermo sempre.